con 40 cottore e 153,20 metri a torno in parte, comune dell'Aquilano, è stato centrato l'obiettivo del Guinness World Record dedicato alla polenta alla spianatoia. Centinaia di persone hanno partecipato alla degustazione in una grandissima tavola al centro di Villa Grande. La sfida era proprio quella di cucinare e stendere per ben 150 metri la polenta e vincere un record mondiale importante che dà lustro alla comunità. Le regole erano poche ma ferre e c'erano i giudici, sono state fissate proprio dal Comitato dei Record Mondiali, una ricetta rigorosamente tradizionale, polenta cucinata al momento da un team registrato di cuochi appassionati sotto gli occhi attenti del giudice e di due testimoni. Un record unico al mondo, come unico è stato il nome che è stato conferito al Guinness World Record, Longest Polenta alla Spianatoia Board. A torno in parte la polenta non è solo un cibo, ma la ripetizione di un rito antico degli avi carbonali, hanno spiegato gli organizzatori, che d'inverno nelle capanne di Frasche la mangiavano in piedi dopo le giornate di lavoro. Era una sorta di momento sacro, un momento importante comunque per la comunità e non solo, tanti curiosi che sono stati presenti a Villa Grande per poterla assaggiare. La prima volta tutte le frazioni di Torni in Parte hanno lavorato insieme, le associazioni, i volontari, quindi tutti catalizzati da quest'idea di battere il record della polenta più lunga del mondo. Un'idea nata da un gruppo di amici che ha trovato il favore di tutto il mondo associativo in generale, di tutto Torni in Parte e non solo, perché abbiamo anche delle postazioni fatte anche da persone di fuori di Torni in Parte, e quindi abbiamo voluto rievocare quello che facevano i nostri nonni magari nei boschi durante la lavorazione del carbone, quindi con la cottura di polenta fatta nel bosco e poi spianata, mangiata sulla spianatora.